A me piace tantissimo il passato, ma 39, 40, 26, 27, che meraviglia, qualcosa di unico, straordinario. Meraviglia, 19, 20, beh insomma tanta roba, eh. A me piace il passato, ma no? Qui andiamo sul trapassatissimo, la magia, Cimurri, Panciroli. Ecco, Cadè, straordinario. Almeno uno lo conosco, Fachin, Grevi, Bertini II, 70, ecco qua, arriviamo a nomi che ho assaporato. Questo è troppo facile, non indugio ne. Questa non indugiamo ne. Questa è una delle foto che incendia di più la mia fantasia di uomo, non di sportivo. Corradini, Lovari, Sola, Pedersoli, Guidetti. Filosofi straordinario, Gambini, Fogli, Valdio, Fontanini, Berini, Caracciolo, Bruzzone, Mossini, Tappi. E una, ecco, vivo per queste cose. Dariol non l'ho mai sentito, ma ecco, questo è essere una enorme società sportiva. Avevo 10 anni, questa promozione, la più bella della mia vita, questa promozione, questa. Il resto, solo pochi istanti in questa che è tanto recente. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Io sono felice come se fossi allo stadium della Juve, al museo della Juventus. Ma non Avrebbero già rubato tutto. perché la mia città, ma perché, Alla insomma, Juve avrebbero già rubato tutto. qualcosa di irreale. La bacheca. Forza Inter! Soprattutto e quella storica, qua, quarta classificata 95-93. Beh, bellissima. Ah, la promozione, il piazzamento finale, la Supercoppa. Che meraviglia. Stadio Bruno Recchioni, non sono mai stato. Uno, due e. Non so, il drop, che meraviglia. Provo con qualcuno, ma è difficilissimo per me. E quella di Alvini, no? Certo, sì. Ah, ecco, infatti Alessandro Favalli, che io non ricordo. Scappini È difficilissimo. Paolo Rozio per me è facile, va bene. Il ragazzo di. dentro. È quello di colore, chi è? Chi è quello No, è difficilissimo lì? Chi è quello di colore? per me. Per me è difficile. Spanò è troppo facile. Potrebbe essere Immagino Harun. Carbò. Carbò è troppo facile, Michele Malpeli, Alvini. Beh, Harun. Ah, può essere Harun. e siamo freschi. D'altra parte, non guardando le partite, mi dice qualcosa questo Sosi, questo che mi ricorda è Andrea Montanari, vaghissimamente. Quale? Eh? E lì accanto, Fausto Rossi. ecco Fausto Rossi, che beh, questo dovevo riconoscerlo. Quello riconoscevo. Davanti c'è Carbò, Sì, quello è dietro troppo Cioriello, non facile. so chi sia. Infine. Ah, Voltolini, Voltolini, Matteo Voltolini, Questo qua, il portiere, dietro Libutti. sì. Ecco, Libutti avrei dovuto. Poi con il guanto, eh? Con il Con il guanto. guanto è coso. Avevamo ancora Narduzzo, no? Sì, mi pare. Boh. No, non è. Che figuraccia, Chi era il secondo di Ventura? Voltolini. che figuraccia. E anche Radrezza, che è stato protagonista in B, dietro a Radrezza, quel viso con la barba, eh? Zampa. Ah, Zamparo. No, questo è Quello è Varone. Varone, Ah, dietro c'è Varone, Zamparo. Varone. Ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Olmedo. Niente. La cosa che mi ha emozionato di più, mi allontano da. È stata, inizio, avevo 10 anni. La promozione, la foto, l'intera rosa l'80-81. Qualcosa di irreale per me. E andai alla Spezia con mio papà, Spezia Reggiana. Mio papà non era come ancora di Partire dalla Leone, promozione. e tirarono il freno, sai, io avevo 10 anni, lui ansia e depressione come me, è un attimo è prenderle in certi contesti, quando non sei preparato. E Tappi, filosofi, cioè. Sì, erano tre del Bologna. Ma dico, Pedersoli, Tappi e Filosofi. io vivo per questi, cioè quelli di oggi non li riconosco, quelli di allora li studiavo, Tazzioli, Pivetti, Pierfrancesco, cioè,
quelli sono Ma passati. poi chiudo. Senza lasciare tracce. Pederzoli, quello Pederzoli. è lo Era il stesso. papà di Alex, quello che poi giocò. No, sì, ma quel Pederzoli è quello del Parma, è un parente, è un omonimo. Il DS No. del Parma è Pederzoli. No, Escludiamo che siano quei due. È un signore, no. Quello del Parma è un signore che è casato. No, Pederzoli, nostro giocatore, è un bolognese. Veniva sì. da... Veniva, adesso mi ricordo. Comunque non è... Non è. Non è un bolognese. No, non ho idea, è un bresciano forse. No, secondo me sì. No, ma non credo che c'entri nulla. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Adesso chiudo con questo, seriamente. Nella storia del Carlino, dell'ufficio, quello dove, il primo, quello di Nardo, insomma, al di là di Beppe Accardi, di cui ho raccontato privatamente, ma quanti si sono affacciati fisicamente, cioè anche solo per un saluto, intendo di quella religione magari, filosofi, cioè chi è salito mai anche solo per un saluto? Io fino all'83 non ero lì. Quindi... No, dico dall'83, io ricordo Accardi perché ero lì quel giorno, insomma, l'ho visto. Ci dici i giocatori che venivano su? Sì, sì, no, non tutta la squadra in pellegrinaggio, è mai venuta la squadra in redazione, mai. L'unico quindi che si è affacciato per un saluto fu Accardi nella storia del Carlino, che voi vi ricordiate. No, sono venuti su anche degli altri, venivano su anche a protestare a volte. Quello perché io, Tosino è venuto a protestare. Io ricordo solo Accardi. No, Pivetti è scortato da Tosino. Io ricordavo Ezio solo Accardi perché ero lì, perché, cioè per caso, ero lì a collaborare. Sì, no, ma non è che no, nessuno era un po' che... Pochi, anche perché... Pensavo Ezio più a un reggiano, tipo Alessandro Bertoni, nel senso che da reggiano... Ma... Sì, beh, Bertoni però... No, dico Bertoni per dirne uno. Corradini che è di queste parti, piuttosto sì, che... No, ma campioni tipo... io non amo tanto gli attaccanti, in generale, perché tutti i riflettori sono su di loro. Un campione come Francini, che ha vinto due scudetti da titolare. Sì, non è mai venuto. Andrea Carnevale, che è stato un grande, poi dimmi che è stato un bel anno, non lo so, con questo nome chiudo. Vito Graziani era un piccolo fuori classe, a me piaceva molto. Sì, sì, no, dopodiché si è retrocesso, dico nessuno. Io poi non ho mai avuto, alimentato sì, il ma... rapporto, capito? Bisogna tenere le distanze. Ci sono dei colleghi che Vesimic. Vivono, no, ci sono dei colleghi che fanno il contrario. Però per me è un limite, perché tu devi essere assolutamente no, sereno. Ma che cavolo, a me, se tu diventi entri in confidenza, ma me, sei comunque io ricordo una parola singolare che ho imparato. Andrea Pozzi, il sibarita, ovvero l'attitudine ai profumi. I sibariti erano molli, erano curiosissimi. Andrea Pozzi a me piaceva molto. Quel tipo di calciatore a me piace piuttosto che gli ipercelebrati, i miti come Silenzi, oppure Vittore Erba, nomi singolari. Ce n'è. Infiniti, magari infiniti. Esatto.